Che Padre Pio avesse un rapporto tutto particolare con le anime purganti, ce lo attestano in tanti, e quindi non solo Padre Alessio Parente, che ci ha regalato questo bellissimo libro, Padre Pio e le anime del Purgatorio, ma, per esempio, si può allargare lo sguardo andando anche oltre e quindi a vedere il rapporto con le anime purgante di molti santi. E ci sono diverse pubblicazioni che parlano proprio del purgatorio nella vita dei santi. Dicevo che Padre Pio avesse questo rapporto ormai noto a tutti ed è un rapporto speciale. Ma come reagiva Padre Pio? Sapete, io quando mi incontro, e molte volte mi capita per tanti motivi, con persone che dicono di avere visioni, apparizioni, oppure che hanno il dono delle stimmate, oppure che vedono che hanno contatto con le anime purganti, io sono molto attento a come loro si pongono rispetto a questi fenomeni, rispetto a questi fenomeni mistici, rispetto a questi doni e carismi che il Signore ha donato a loro. Oggi voglio leggervi una illuminante e breve riflessione che Padre Alessio Parente fa proprio come risposta a questo interrogativo. Cioè, Padre Pio come si poneva dinanzi ai grandi doni, ai carismi che lui aveva ricevuto? Padre Alessio dice: Padre Pio non amava entrare in questi episodi che uscivano fuori dal normale, a meno che non gliene facesse esplicita richiesta il superiore. Ma quando interpellato rispondeva, lo faceva perché gli altri sapessero e fossero certi della loro fede. Padre Pio risponde, racconta di certe sue esperienze per obbedienza al superiore e poi perché gli altri si robustissero nella loro fede. E continua Padre Alessio Parente. Padre Pio sapeva molto bene che ciò che conta non è il fatto straordinario, ma gli effetti che Dio produce nell'anima attraverso di essi. È importante questo. Dio dona e consente a certe persone di avere delle esperienze straordinarie al di là della ordinarietà, non perché la persona, in un certo senso, possa essere considerato santo, un uomo straordinario, ma perché attraverso quella testimonianza e attraverso quei fatti vissuti e raccontati da quella persona, da quel santo, come Padre Pio, il cuore dell'uomo cambi, il cammino spirituale di ogni persona possa migliorare ed essere un po' più spedito. Gli avvenimenti, continua Padre Alessio Parente, gli avvenimenti straordinari non lo esaltavano affatto, ma attenzione a quello che dice. Gli avvenimenti straordinari non lo esaltavano affatto, ma aumentavano la sua umiltà. Che bello questo. Egli, per esempio, non dette mai alcuna particolare importanza al dono delle stimmate. Desiderò addirittura che gli fossero tolti quei segni esterni e che gli fossero lasciate solo le sofferenze. Ma capiva che i segni esterni e le manifestazioni straordinarie erano per gli altri perché in essi la fede fosse robusta e qualificasse anche la loro vita. Allora, queste esperienze che noi stiamo raccontando di Padre Pio, questa riflessione sul purgatorio, se da un lato ci deve appunto rendere umili, dall'altro lato ci deve far entrare di più Dio nella vita, ci deve convertire la nostra esistenza e deve far sì che la nostra vita, la nostra testimonianza sia veramente evangelica e richiami sempre e comunque
nostro vero destino, che è la vita eterna. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.